Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Jurassic World Evolution. Allora, in questo episodio avremo tanti nuovi dinosauri. Sì, sì, purtroppo sì, servivano e quindi li abbiamo creati. Abbiamo tante belle tempeste, perché quietare noi mai sia mai, per carità. E soprattutto ho fatto un po' di casino, ma appena, ma proprio poco tra Indominus e un T-Rex. Sì, non aggiungo altro, no, assolutamente no. Buona visione. Oh, nel mentre sostituiamo un po' tutti i sentieri, perché quelli lì vecchi, mamma mia, facciamo uno schifo. Non che così la situazione migliori poi più di tanto, perché sì, però diamo una parvenza d'ordine, quantomeno. Più qualcuno che si è ammalato. E ora aspetti un attimo, devo fare il sentiero. Ok, dovremmo aver cambiato tutto. Sì, abbiamo cambiato tutto. Allora, dato che io so già che sono qui, i malatticci. Quando riceverò un altro contratto, saprò a chi rivolgermi. Infatti, guarda un po'. Curami quello lì e poi vammi a rifornire tutto. Indominus, stai rompendo il cazzo, io t'avviso. Mi costi anche tanto. Iguanodonte, ciao. Tu sei l'unico che mi dà soddisfazioni, ciao. Le scintille quando vanno dietro il cancello. Ciao, benvenuto nel mio parchetto, non rompere il cazzo. No. Tu sei uno di quelli bravi, tu sei uno di quelli calmi, tranquilli, non fanno casino. Meglio, allora. Elicottero. Tiramelo giù, intanto andiamo di qua, vanno di incubazione. Cosa era quell'altro che era morto? Un Trixie, credo. Triceratopo, dove sei? Triceratopo? Nasuto, Sino, Stira, Trixie. Ciao Trixie. Facciamolo. Ok, liberiamo il nostro Triceratopo. Ciao Trixie. Ciao, benvenuto nel mio parchetto. Oh, che bello. Oh, abbiamo il nuovo. Dicevo, possiamo fare il Kentrosauro adesso. Perfetto. E ok, incubiamo un Brachiosauro modificato geneticamente dal valore di 326 punti. Niente male, mi costi quasi 3 milioni, Cizzo. Signore e signori, vi informiamo che c'è una tempesta. Ma guarda un po' che casualità. Ma guarda un po', che due cogliombari. Allora, elicottero, la solita solfa. Tirami giù qualcosa. Voi andate a nascondervi, fate cose, levatevi dalle palle, insomma. Non voglio sapere cosa andrà a succedere adesso. Gioco, sei un faccia di porco. Non... Dai, ma porca la tua... Ma porca Eva, minaccia cosa? Minaccia dinosauri. Guarda, tutto demolito. Tutto distrutto. Dai, spacca futo. Dov'è quella cazzo di Jeep? Guarda che bello. Guarda che bello, guarda. Io mi domando e dico se... vai in mare, levati da rompere i coglioni, che mi hai già fatto più danni te che la grandine. Alleluia. Ma non avevo dubbi. Oh, grazie, perfetto. Perfetto. Uno... 2, 3, gioco, io non dico altro. Gioco, io non mi voglio incazzare, ma ci sono molto vicino, Perché? Si sente solo, si sente. Trasporto, gallimimo via, iguanodonte, perfetto. Grazie, ci sono i due Deinonychus. Oh, tanto qui abbiamo il Brachio da liberare. Libera il Brachio. Ciao mamma mia. Ti ringrazio tanto. Lo credo, guarda che spettacolo che non è. Mamma mia quanto sei immenso.
Wow, spettacolare, ciao. Allora, vabbè, aggiungi attività quando puoi, muoviti magari. Ok, nel mentre riusciremo a fare un cacchio di casmosauro, che così non mi rompono i coglioni quelli là. Ma secondo me anche no. E ci avremo anche il coso. Sì, lo so che è tutto aperto, per forza. Tirate giù questo brachio, per favore. Tiratelo giù perché non ce la faccio più. Oh, grazie, eh. No, il brachio lo mettiamo qua. Via. Ok. Oh, ciao Indominus numero 2. Ciao. Non crearmi problemi più di quelli che già ne ho. Diciamo che c'è stato un piccolo errore di valutazione. Sì. Secondo me finirà male. Molto male. Per uno dei due sicuramente. Ma per chi? Rexy? Gentilmente, Indominus, anche tu, ce la fate a non uccidermi male? Ce la fate a convivere pacificamente? Ma probabilmente. Ecco, io non volevo che vi... ragazzi, calma. Ragazze, capisco che siete in quel periodo del mese, però basta. Ci sono anche le girosfere. Cosa sta facendo? Ragazze, eccoli. Perfetto. Finirà male, lo so. Eccoli. Giro, giro, tondo. Dai, ragazzi. No, ecco. Avete finito di smazzuccarvi? La vogliamo finire? Devo intervenire? Guardate che vengo lì, facciamo che non vengo lì. Facciamo che lì non ci vengo. Rex! Portare via l'acciuga, no? Trasegno il contratto come completato. Rex, vattene. Io mi domando questo qua, meschinetto, che è rimasto lì in mezzo. Non penso che se la passi benissimo, eh. No, proprio no. Eccoli. No. Povero Rexy. Sei una merda. Aia. Mica, pensa... Pensa sto qua che se lo vede dal vivo. Che se lo... Oddio. Ma hai ammazzato un Rex, bastardo. Mi è costato l'ira di Dio. Ok. Eccoli. Ok. Signori, stasera bistecche per tutti. Sì, portatelo al ristorante. Ok, libera sto coso. Così finalmente ce la facciamo. Fotografo un dinosauro che sta correndo. Fotografa me mentre sto dando di matto. No, il dinosauro. Dicono che sono tutte femmine. Ok, però in natura determinati animali possono cambiare sesso a seconda delle necessità. E... adesso non mi ricordo, avevo letto un articolo di una gallina che era diventato gallo o gallo che era diventato gallina, adesso non ne ho idea, non me lo ricordo. Però è successo, può succedere. E se può succedere adesso, può succedere anche per animali che purtroppo o per fortuna nostra si sono estinti. Sì, sarebbe abbastanza... ecco, diciamo pericolosetto. Voi due cosa state facendo lì? Mi state picchiandomi? No, sono lì, cazzeggiano. Ah. Arrivano bene, ma possono sempre andare meglio. No. Ok, questo si è placcato. Questo mi sa tanto che non si placcherà molto facilmente. Cos'è sto casino? Guarda dei Nonicus come se non ci fosse un domani. Oh, nel mentre che giravaccavo, girichiavo per qua, ho trovato una ricerca genetica disponibile che è, appunto... Riparazione intensiva 3.0. Ah, ok. Vabbè, già che siamo qua, ricerchiamola.
Perfetto, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. No, così. Oh. Porca puttana, una tempesta. Cazzo, la tempesta, apri tutto, rifugi. Leva sto coso, va indietro con lo zoom. Allora, immediatamente, elicottero. Aggiungi attività, dove sta, dove sta, dove sta, dove sei, Raxi? Dove cazzo è Raxi? Porca troia, non mi ricordo più dov'è Raxi. No, è l'indomino, sono ancora peggio, porca puttana. Mamma mia, fallo fuori immediatamente. Immediatamente. Cos'è sta roba? Ma vai a fanculo, ma... Porca troia. Sostituisci. Sì. Via. Dov'è? Guarda! Ma no! Ma no, ma no, ma no, 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 no! Merda! Vabbè, se sta lì non mi dispiace, Se sta lì non mi dispiace, ma io lo so che tu vieni qua adesso. Io lo so che tu vieni qui adesso. Chi se ne frega del nuovo genoma completato? Mamma mia, mia che casino! No, 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 dai! Vai verso il mare, vai verso il mare, vai verso il mare, bastardo! Dai! Ma io lo so, Guardalo, guardalo come si avvicina! Guarda come si avvicina! La gabbietta! Questi bastardi scappano, eccolo, dai! Dai, tutto distrutto, tutto rotto! Sei un bastardo! Ecco! Tutto distrutto! Ripara il traliccio, prima cosa! Poi qui ci vai e poi qua ci vai. Dai, ma non è possibile! Tutto mi ha demolito! Tutto! Tutto distrutto, tutto smazzuccato! Ma vai a fare in culo, sì! Entro domani, ripara tutto. Ripara anche qua. E ok, dai, per ora fermiamoci qua. Siamo con l'isoletta 5 stelle, bla 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 bla. Abbiamo fatto tante tante cose, abbiamo tirato tanti 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 porchi soprattutto. E d'ora in avanti andremo, proseguiremo per completare un po' tutte le missioni, per avere tutte le varie opzioni extra a disposizione per la prossima isola. Ma la strada è ancora lunga. Sì. Assolutamente sì. Comunque, se vi è piaciuto il video, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate un po' il cazzo che volete, tanto ormai lo sapete, ma io ve lo dico per divento. Certo. E noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao!